una rete incredibile! Coniglio tirato fuori dal cilindro! Un gol pazzesco! È finita così, è finita! Non c'è fallo, è finita! Appassionati di pallamano, ben ritrovati, nuova puntata di Handball Talk. Io sono Matteo Aldamonte, subito un saluto al mio compagno di viaggio Pierluigi Di Marcello. Ciao Gigi. Ciao Matteo e ciao a tutti. E salutiamo con grande piacere l'ospite di oggi, il direttore tecnico delle squadre nazionali, Riccardo Trillini. Ciao Trillo. Ciao, ciao ragazzi. Come va? Ciao Riccardo. Bene, tutto bene. Finalmente sono usciti i gironi, quindi... sono più allenatore, quindi infatti, a pensare agli avversari. Si è ripreso un po' a pensare, no, alla palla a mano, quella che ci piace, quella del campo, dai. Esatto, tutto già, bene. Già hai ricalibrato i nemici nel mirino, ecco, almeno sai dove focalizzare le attenzioni e il lavoro, giusto Riccardo? Giusto. Tu sai quando io mi sento allenatore. Chiaramente prima di essere direttore tecnico sono allenatore, mi manca tantissimo il campo, giornalmente gli allenamenti quotidiani, quindi che ben venga quando almeno so chi sono non i miei nemici ma i nostri avversari. Entriamo subito nel vivo allora, siccome Riccardo ha subito introdotto l'argomento che ci ha dato un po' poi Trillo lo spunto per chiacchierare insieme, che è il sorteggio che c'è stato martedì, che ha definito il girone di qualificazione agli europei del 2022 per la nazionale maschile, Norvegia, Bielorussia e Lettonia, fascia 1 che naturalmente vedeva tutte super squadre, la Norvegia poi è vice campione del mondo. Bielorussia e Lettonia, per come si era messo il girone, questo è un parere mio personale, sono forse il compromesso migliore tra le fasce 2 e le fasce 3. Non so se sei d'accordo. Sì, veramente sono d'accordo su questa parola, è un compromesso perché devo dire la verità, avevo fatto, diciamo così, una classifica delle squadre sperate. E una di queste era nella fascia 3, la Lettonia, e quindi va bene, ce n'erano anche altre, quindi battibili, diciamo così, o che dovremmo cercare di battere. Poi chiaramente la Bielorussia non era tra queste, nella fascia 2, avrei preferito altre squadre, soprattutto dell'ex Jugoslavia, tipo Montenegro, Nord Macedonia e Serbia, perché in queste fasi non vanno, tendono a sottovalutare molto gli avversari, solo per questo. Però diciamo così, siccome, come sapete bene, se vogliamo pensare di qualificarci dobbiamo pensare quantomeno a battere la squadra che è nella fascia 3 e fare punti nelle altre due avversarie, per cui, come hai detto tu, il compromesso tra la Bielorussia e la Lettonia rispetto a delle altre situazioni che si erano verificate negli altri gironi va bene. Ci siamo, insomma. Sì, sono probabilmente squadre che sono anche molto in grado di togliersi punti a vicenda, tra l'altro, perché sono forse più vicine, no, rispetto magari a altre seconde e terze che ci sono in altri gironi. Riepilogo veloce. Vai. Ma in effetti, tra l'altro, Bielorussia e Lettonia sono proprio vicine, perché non fanno neanche la trasferta quando andranno a giocare esatto. E ritorno. Sì. Però insomma noi non ci dobbiamo dimenticare che partiamo dalla quarta fascia, questo non significa piangere, significa che è il risultato di un ranking matematico, per cui di poter scalare questo ranking è difficilissimo, e quindi prima di essere inserite in terza fascia dobbiamo fare sempre qualcosa di straordinario, e qualcosa di straordinario si tratterà di poter battere la Lettonia e soprattutto di poter fare dei punti, non oso dire con la Norvegia perché mi prenderebbero in giro tutti quanti, ma quantomeno quindi il target è cercare di capire come affronterà la Bielorussia queste qualificazioni, perché questo è un fattore molto importante, anche il calendario, di capire, perché le squadre quando hanno la pancia piena, che sono qualificate o sanno di esserlo, magari fanno esperimenti, giocano con le seconde linee, cominciano, qualche giocatore impegnato in Champions League non va a giocare, quindi questo è un problema che noi non abbiamo, per cui giochiamo anche su questo fattore.
Sì, ricordo velocemente che tra l'altro sia Norvegia che Bielorussia poi a gennaio giocheranno anche i campionati mondiali. Prima di dare la parola a Gigi, che so che aveva un paio di domande per te, riepilogo velocemente. Girone da quattro squadre, passano le prime due e nel complesso degli otto gironi di queste qualificazioni passano anche le quattro migliori terze. Come ricordavi tu, il regolamento in questo caso non è cambiato, le quattro migliori terze sono decise in base ai punti che queste terze hanno fatto contro le squadre che si classificano al primo e al secondo posto dei loro gironi. Quindi, come dicevi tu, è importante, è fondamentale rubacchiare punti anche a chi ti è sopra. L'abbiamo visto del resto anche nell'ultima tornata delle qualificazioni europee, dove abbiamo vinto due partite con la Slovacchia, siamo arrivati terzi, ma di fatto non siamo poi rientrati nella lotta delle migliori terze perché non avevamo punti con le squadre che ci precedevano nel girone. Gigi. Allora, ciao, intanto volevo condividere e sottoscrivere il pensiero di Riccardo per quanto riguarda le future qualificazioni e poi volevo chiedere, dato che questo Covid ha dato tanto tempo per pensare a tutti quanti, anche se come ricordava lui manca l'odore del parquet della pece, perché poi alla fine sì è importante pensare, organizzare, ma poi bisogna fare e quindi manca tanto a tutti gli addetti ai lavori quello che è poi il riscontro fattivo sul campo di poter mettere in pratica quello che, per cui si è teorizzato. Io volevo chiedere a Riccardo, siccome abbiamo visto la qualità indiscussa di questa nazionale che è stata costruita prendendo il meglio di quello che poteva prendere, abbiamo visto due facce della stessa medaglia, no? Abbiamo visto una nazionale in grado di fare benissimo e alcune volte invece insomma ha dimostrato di avere un po' problemi di continuità, ecco. Secondo Riccardo questo fa parte del cammino, quindi della ricerca di questo equilibrio, di questa identità, oppure c'è dell'altro dietro? Qual è il suo pensiero? Ma tu sai benissimo che quando una squadra è giovane può subire dei contraccolpi, certo, quindi andare alla grande magari in certe partite inaspettate come quelle che abbiamo fatto contro l'Ungheria sia da noi che da loro, con la Russia, ma diciamo in tutto l'anno passato anche nelle qualificazioni ai recenti mondiali battendo l'Ucraina, e quindi abbiamo dimostrato in questi anni di potercela giocare con le squadre di terza fascia. Poi chiaramente quando a volte nello sport va male, e abbiamo visto che come nelle ultime qualificazioni mondiali è andata male, un po' di sfortuna e un po' di inesperienza, un po' di troppa pressione, e questo è caratteristico per le squadre che hanno dentro moltissimi giovani. Posso fare un esempio, perché tutti quanti stimiamo moltissimo sia con le Luori che Marco Mengon, hanno fatto un pre-campionato, un pre-qualificazione mondiali, insomma pre-Benevento, in una maniera incredibile, sono stati i migliori, purtroppo nelle due partite sono stati un po' sottotono, e questo quando pareggi una partita è tutto, non voglio dire, attenzione, che è colpa di, ho fatto un esempio, certo. Ho fatto un esempio che le squadre giovani sono un po' così, ma forse anche tutte, diciamo così. Un'altra cosa importante, per esempio un colloquio che ho avuto con Ebner dopo queste partite, noi sappiamo che era assente e lui diceva, lui da italo-tedesco, diciamo così, quindi forse meno caldo di noi italiani, meno, cioè, che forse valuta le cose con più distacco, si meravigliava, perché come hai detto tu, dice, noi abbiamo dimostrato di essere in grande ascesa, di avere un futuro davanti, perché ci demoralizziamo così per due partite andate male? Questo è così, è normale, è tutto normale. Certo, indubbiamente, sì, probabilmente forse pesa il fatto che la nazionale giochi poi in talmente poche occasioni che resta, no? Il fatto di quando va male scotta. Certo, scotta. Infatti hai ragione anche questo aspetto, queste cose succedono a tutte le squadre in tutti i campionati, italiani e non, solo che quando tu giochi dopo una settimana fai i riscatti e tutto è dimenticato e gli dai il giusto valore, noi invece qui stiamo a giudicare. Poi noi siamo abituati anche a dare tanta importanza alle sconfitte e lasciamo tutto normale alle
alle vittorie, quindi questo pure è un altro aspetto. Però diciamo che 6 mesi che siamo qui non abbiamo più giocato, e anche il tema che ha toccato prima Pierluigi è del fatto che queste squadre saranno impegnate a gennaio per i mondiali. Questo è un po' quello che manca all'Italia, cioè questa lunga preparazione a un grande evento, cioè partecipare agli europei, partecipare ai mondiali, non è solo poi fare quelle 3 partite di main round o preliminary round, ma è tutta la preparazione. Noi quando non ci abbiamo queste qualificazioni ci si trova pochissimo, invece gli altri continuano a giocare, per loro giocare alla fine dell'anno fanno 40 partite, noi ne facciamo neanche 10. Certo, è un calendario. Sì, è un calendario che ovviamente influisce sul lavoro. Cioè. Questo per esempio vale anche per le squadre, per le giovani. Io ho appena letto l'intervista dell'allenatore della Bielorussia, Chertsov, che quando parla dal giudizio sull'Italia si riferisce ai nostri 2000 e al campionato vinto in Georgia, a Tbilisi, per cui cioè, non ci considera. Noi sappiamo tutti quanto i nostri 2000 sono è una squadra eccezionale, e questo risultato di Beppe Tedesco ci ha dato molta molta fama anche a livello internazionale. Però pensate a tutte queste squadre che noi incontriamo, che hanno costantemente europei e mondiali nel loro bagaglio, fin da giovani. Partono con la partita Cup, fanno gli europei under 18, under 20, sono partite di livello internazionale. Se voi considerate che oggi la nazionale italiana ha almeno 7-8 giovani tra il 98 e il 2002, i nostri 98 che campionati hanno fatto? Arcieri, Savini, a livello internazionale parlo. Capite cosa voglio dire? Voglio dire che gli altri hanno sicuramente un'abitudine diversa a questo tipo di partite, a partite di livello internazionale, certo. Quindi riescono molto più facilmente a cambiare marcia, comunque ad adattarsi al nuovo tipo di stimoli che queste partite, sì, di attenzioni o di preparazione che queste partite. E diciamo che quindi il girone di Benevento, poi, per fare un esempio, non diventa l'occasione della vita, ecco, non assume tutte le pressioni dell'occasione della vita, possiamo dire. Bravo, così. Bravo, per adesso facciamo l'esempio di uno dei nostri migliori, Marco Mengon, probabilmente avrebbe giocato quella partita in maniera normale e non come la prima della sua vita in nazionale senior, ecco, questo è. Certo. Riccardo, volevo chiederti un'altra cosa, chiaramente, anzi non chiaramente, diciamo il mercato attuale di quest'estate ha cambiato qualcosa anche relativamente alla nazionale, nel senso che altri giocatori si sono aggiunti al mercato degli esteri, perché Arcieri è andato in Finlandia, Savini è andato in Spagna, adesso sono tanti i giocatori che giocano all'estero, e questo lo spiego a beneficio di chi non ne fosse al corrente, vuol dire poter usufruire di questi giocatori in nazionale solamente in quelle che sono denominate National Team Week, nelle settimane individuate dalla Federazione Europea per prelevare questi giocatori dai campionati esteri. Come cambia il lavoro di una nazionale, soprattutto di una nazionale in crescita come l'Italia? Non parliamo di prendere Luka Šindrić, farlo arrivare un giorno prima e metterlo in campo, parliamo di una nazionale che è da costruire, che è in fase di costruzione. Come cambia il tuo impatto da direttore tecnico sul lavoro che andrete a fare nei giorni che avrete a disposizione? Noi in nazionale abbiamo lo stesso problema che hanno tutte le nazionali, cioè lavorare poco, non poter lavorare tanto e quindi affinare i sistemi di gioco, no? Diciamo così, partiamo tutti da questa situazione. Come abbiamo detto prima, la grande finestra di dicembre e gennaio che porta ai campionati mondiali europei dà una grande possibilità, e forse l'unica. L'altra è quella estiva sicuramente è un fattore molto importante, lavorare a giugno, quest'anno è stato impossibile. Però alla tua domanda rispondo così, con questo esempio. Io penso che se Savini va in Spagna è un bene, perché comunque ha un'esperienza in Asobal, ma non è Šindrić Savini.
per cui quando Šindrić si aggrega alla nazionale croata, ok, non ha, non, magari ancora lui ha bisogno di tempo per capire il gioco del suo allenatore, però è Šindrić e porta un'esperienza incredibile, mentre Savini, che deve costruirsi come giocatore, ha molto bisogno per essere un ottimo centrale da nazionale senior, quindi anche qui sta tutta la differenza. Devo dire che però non è che poi abbiamo tanta possibilità anche di allenarci con i giocatori del campionato italiano, perché in questa mia esperienza di questi 3 anni non è che abbiamo fatto un lavoro supplementare con i giocatori che giocano in Italia. Abbiamo fatto qualche volta esperienze diciamo dei giovani, abbiamo provato alcuni ragazzi che potevano essere pronti, ma niente di più. Non abbiamo lavorato come squadra, quindi per costruire una seconda difesa, per migliorare un sistema di gioco rispetto a un altro, insomma. Gigi, non so se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, diciamo che praticamente sono stati toccati tutti i punti, e soprattutto sono d'accordo sul fatto che questa settimana nella quale Riccardo avrà a disposizione tutti quanti, è normale che ha un peso specifico diverso rispetto ad altre nazionali più strutturate, quindi insomma è un po' diciamo endemico e anche logico. Ha fatto giustamente l'esempio di Šindrić e di Savini, giustamente perché vanno con un bagaglio di esperienza completamente differente, quindi il tempo di inserimento e di abitudine è chiaramente notevolmente ridotto in un caso rispetto che l'altro. E quindi quello che volevo sapere è che se alla luce anche di questa settimana ha intenzione anche di indirizzare la sua attenzione, la sua programmazione su quello che poc'anzi aveva detto che non era stato fatto, cioè di lavorare con gli italiani trovando nuove soluzioni, diciamo, in tutto questo lasso di tempo che lo separa dalla settimana con cui avrà nella quale avrà a disposizione tutti quanti, ecco. Riccardo, aggiungo una cosa velocemente. A che grado di assimilazione siamo nella tua idea perfetta di lavoro da parte della squadra, nel tuo programma ideale, nel tuo programma mentale di direttore tecnico, della tua idea di pallamano, ecco, da parte dei ragazzi? Allora, rispondo subito a te dicendo che io sono stato per 35 anni un allenatore di club, avendo a disposizione un'idea di tutti i giorni giocatori potevo sviluppare la mia idea di pallamano, e che in nazionale si è un po', come abbiamo detto, limitati, per cui cosa ti devo dire? Ti devo dire che non è per niente, non sono per niente soddisfatto di questo grado di assimilazione della mia idea di pallamano, ma come ho detto prima equivale a tutti gli altri allenatori di nazionale. Direi che però è una frustrazione condivisa, diciamo. È una frustrazione condivisa, bravissimo. E devo dire però questo, che in questi anni la nazionale italiana ha dato un'impronta particolare, che sì, per esempio riguardo al gioco veloce, che è stata, diciamo così, in questo caso il gioco veloce è stato di mia grande soddisfazione, perché questo ci ha permesso di vincere delle partite con delle squadre di terza fascia e di tenerci in piedi in partite dove non avevamo in giornata i nostri migliori tiratori. Quindi da questo punto di vista sono contento. Riguardo la difesa siamo cambiati un po' e devo dire che forse bisogna ritornare un pochettino ad alcuni periodi precedenti, perché dovrei più guardare a come giocano nelle loro società e adattarmi un po' di più. Sto parlando quantomeno nei difensori centrali, nei difensori più importanti, diciamo così. Che ti devo dire? Cioè, vorrei sempre tanto di più, però va bene così. Il problema è proprio questo: che tempo abbiamo per prepararci ad un minimo? Pensiamo solo a questo: noi giocheremo a novembre contro la Bielorussia e contro la Norvegia, e a novembre ci troveremo la domenica e giocheremo martedì o mercoledì.
punto. Perché adesso noi possiamo trovarci per uno stage che faremo a fine giugno, inizio luglio, di 15 giorni, dove ci saranno solo 8-9 giocatori, perché in questo periodo molti lavorano e non sono disponibili, non attingiamo dal professionismo, per cui con 8-9 giocatori dovremo far cosa? La prima settimana fare una settimana di adattamento, neanche pallamano, perché non possiamo fare pallamano dopo 3 mesi e mezzo che non si gioca, il rischio di infortuni è troppo alto, quindi dovremo stare insieme per cercare di riadattarci e poter sfruttare la seconda settimana per lavorare su alcuni concetti di gioco in maniera molto molto blanda con 8-9 giocatori. Poi abbiamo questa settimana a novembre e tutto il periodo di dicembre e gennaio, perché come sapete il discorso più importante sarà nell'andata e ritorno contro la Lettonia a marzo e aprile-maggio l'ultima fase. Per cui la fase cruciale sarà come preparazione, come mi stavate domandando, dicembre e gennaio. Dobbiamo trovare oltretutto le risorse, perché non ci dimentichiamo che noi a gennaio abbiamo i campionati europei dei 2002, dove ci dobbiamo salvare, e dei 2000, dove dovremmo cercare di far bene e qualificarci magari con una forte squadra per i mondiali. Quindi la federazione sarà chiamata a dicembre e gennaio a trovare le risorse economiche. Importante, ma è veramente, questi sono 2 mesi enorme, che non possiamo dire c'è Natale, c'è Capodanno, abbiamo i 2002, quindi ci concentriamo sui 2002. Da direttore tecnico mi sento di dirvi che nella settimana di novembre potrebbe essere anche un'occasione per provare i 2000, o molti dei 2000, oppure no, perché magari se c'è un torneo importante per i 2000, noi dobbiamo pensare che questi ragazzi che sono stati forti in questi 2 anni hanno progredito, sì, ma come squadra hanno giocato pochissimo, e quindi noi sappiamo quanto sono importanti per noi questa squadra dei 2000. Certo, assolutamente sì. È tutto un insieme, noi stiamo parlando di seniores, ma se mi fate delle domande, il direttore tecnico Riccardo Trillini deve mettere tutto nel calderone. Giusto, certo. Dai 2002 di Boris Popovic fino ai 2000 di Beppe Tedesco, e lavorare insieme. Anche perché lavorare con sinergia può voler dire attingere in modo intelligente anche da quelle eccellenze che ti possono offrire sia il 2000 che il 2002, perché no, anche in senior, insomma, per intenderci. Quindi, insomma, è importante è fondamentale coordinare tutto per avere un quadro chiaro, per remare tutti nella stessa direzione con un unico programma che poi può consentire anche l'interscambio di giocatori. Sì, ma ricordiamoci sempre che negli anni passati si è sempre detto dobbiamo lavorare sui giovani, perché era quasi una maniera di dire incrociamo le dita e speriamo che qualche campione venga fuori. Io penso che con i 2000 abbiamo qualcosa di più concreto, però la nazionale senior si è fatta anche di 4 giocatori che vengono dalla nazionale 98-99, 2000-2001. Come dicevo prima, Shevtsov parla dei 2000, ma alla fine dell'intervista dice sono stati eccezionali, ma cosa potranno fare in una pallamano di adulti? E ora questo vuol dire che lui non ha vista mai ancora l'Italia degli adulti, sicuramente, però è una tematica importante. Quando si arriva a una competizione senior conta tanto avere un bagaglio anche di grandi esperienze internazionali, e questo purtroppo i 2000 in questi 2 anni da Tbilisi in avanti non hanno avuto. E Riccardo, siamo in chiusura, come al solito poi ci promettiamo di tenere un tempo e non lo teniamo mai, ma no, volevo farti una domanda riguardo al percorso, cambiando argomento, al percorso formativo che avete portato avanti con gli allenatori, con l'area formazione durante questo periodo di lockdown, non tanto per snocciolare i numeri, perché l'abbiamo già fatto altre volte anche sul sito federale, però il successo di questa iniziativa denota, a tuo avviso, una vitalità da parte del panorama degli allenatori italiano? Ma
sì, noi è vero che ne abbiamo parlato, voi l'avete ben scritto anche i numeri, ma io sono orgoglioso, tutti noi del gruppo della formazione di allenatori siamo orgogliosi, perché allora innanzitutto forse la nostra iniziativa è stata la prima, è stata la più massiccia, poi perché poi anche altre federazioni lo stanno ancora facendo, ma non nella maniera intensa come lo abbiamo fatto noi, sempre con tantissimi allenatori collegati. E questo è una, allora, testimonia due cose: abbiamo tanta fame, tanta voglia tutti quanti, e la seconda cosa che, come io come direttore tecnico parlo anche della nazionale 2000-2002, ci interessa naturalmente tutte le nazionali, come CNA ci interessa lo sviluppo della pallamano italiana, non solo fare, diciamo, bella figura con una nazionale, ci interessa che tutto il movimento cresca, e noi lo sappiamo quanto è importante. Io devo veramente ringraziare anche la federazione, perché tutte le cose che gli stiamo chiedendo dal punto di vista di poter organizzare un corso di aggiornamento, un webinar, un incontro con i formatori, ristrutturare il primo livello, ci stanno dicendo sempre di sì. Quindi anche la federazione ci crede molto nello sviluppo degli allenatori, e piano piano avremo risultati al 100%. Dico piano piano non per dire chissà quanto tempo ci vuole, ma nello sport in questo senso ci vuole veramente il tempo. Certo. Non è che si cambia un livello di una federazione, di un movimento con alcune annate. Su questo non c'è poi dubbio. Matteo, penso che questi siano tutti i vagoni dello stesso treno, quindi avere i binari orientati nella giusta direzione permetterà al treno di aumentare la velocità e quindi di riuscire a recuperare questo terreno e di procedere in modo più spedito e più facile. Quindi è vero che tutto questo cambiamento, che è necessario, doveroso e complicato, una volta che si realizzerà tutto il movimento ne beneficerà, anche la coordinazione dal commissario tecnico con gli allenatori dei singoli giocatori, quindi questo interscambio, questa capacità di andare e remare nella stessa situazione penso che sia fondamentale, ancor di più alla luce di quello che ho detto fino adesso, cioè del poco tempo a disposizione per lavorare insieme. Beh, guarda, scusa, Pierluigi, bella questa metafora del binario e del treno, perché veramente non so se sembra, ma anche tutto il collegamento con il lavoro delle aree, la nostra coordinazione appunto con tutti gli allenatori tecnici regionali, coordinatori d'area, porta a far sì che alcuni sistemi di allenamento, idee, filosofie di gioco siano conosciute e non obbligatoriamente prescritte. Questo porta veramente con il tempo a una crescita generale. In uno di questi corsi di aggiornamento che abbiamo fatto con tutti i coordinatori d'area che erano invitati, uno di questi fece proprio i complimenti, perché disse: nella mia esperienza io non ho mai ascoltato da un direttore tecnico, cioè non ci ha mai raccontato per filo e per segno quello che fa, quasi come per dire c'era una gelosia nel far vedere anche gli schemi. Qui si può dire che tutti sappiamo tutto della nazionale senior, junior, allievi, e secondo me chiaramente questo influenzerà anche la rappresentativa d'area, come il club che giocherà in una certa maniera. Riccardo, non so se hai sentito com'è ormai sciolto, ma tu che l'hai allenato, tu che ci hai giocato contro, Pierluigi è meglio da portiere o è meglio da commentatore? Non è tardi, non dobbiamo chiudere il collegamento. Questo è un colpo basso, Matteo, questa me la paghi, eh? Attenzione Riccardo a quello che dici, tutto registrato, vai, prego. Ah, quindi devo rispondere liberamente. A Pierluigi che la sua migliore dote era la parlantina, per cui fate voi. Questo lo dicono tutti, ragazzi. Questo lo dicono tutti. No, va bene, grazie. Vero, Gigi, eri una bestia, potentissimo. Io, veramente, io ho imparato molto da te, veramente. Grazie, Ricca. Grazie. Ti voglio bene, Pierluigi. Anche io, lo sai. È reciproca la cosa.
Riccardo, grazie per aver accettato. Grazie a voi, buon weekend ragazzi, buon lavoro, buon divertimento. Gigi, ci troviamo la settimana prossima. Ok, agli ordini. Grazie. Buona palla a mano a tutti, alla prossima. Tiro e gol pazzesco in una rete incredibile. Coniglio tirato fuori dal cilindro. Un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita!